Zoff ed Eriksson dalla prossima estate saranno presidente ed allenatore della Lazio. Oggi però sono solo due avversari con l'identico obiettivo, vincere per avvicinarsi all'Europa. Roberto Mancini per un po' è ancora l'immagine della Samp, ma si sa che a fine stagione andrà proprio alla Lazio e sottili polemiche l'hanno accompagnato verso la sfida che per lui si è conclusa in beffa. Ma Sampdoria-Lazio non è tutta qui, e invece il racconto di una gara più emozionante che bella dal copione ribaltato a sorpresa tra un tempo e l'altro. Ed il pomeriggio finisce così con l'avere anche il volto di Montella. Da stasera Inzaghi non è più il solo capocannoniere. Il primo tempo si trasforma allora in un lungo inseguimento della Lazio al gol del vantaggio. Troppo invitanti gli spazi che i Liguri consegnano agli avversari perché Signori non provi il colpo a sorpresa, anche se il bilancio è poca cosa. In tutto questo la Samp è irritante, opaca, priva di idee e con guizzi tanto disarticolati da non essere efficace. L'ideale insomma per consentire a Marcheggiani di far bella figura e di consegnare all'intervallo il risultato d'avvio. Ripresa e accade che i Liguri tagliano i punti col passato e diano il meglio di sé proprio nella seconda parte della gara. Eriksson si cautela con mille soluzioni, scegliendo poi quella giusta, e cioè affidarsi a Salzano. La Lazio ha solo la possibilità di chiedere un rigore per un contatto tra Mannini e Nedved e di sprecare con Fuser un'altra occasione prima di scivolare fuori partita e forse pure fuori dall'Europa. No, io non ho mai parlato di Europa, anche se oggi non cambia assolutamente niente, perdere in trasferta con la Sampdoria non vuol dire molto per noi, ma io non ho mai parlato di Europa. Succede poi che Veron decida di dare un senso alla sua domenica e di confondere le idee a Grandoni, che lo mette giù in aria. Rigore inevitabile con Montella che confeziona la sua rete numero 18 per una esultanza che abbatte ogni barriera etnica e forse lo avvicina alla nazionale. Io gioco ogni domenica cercando di fare il mio meglio, poi se la merito la maglia nazionale sarà il campo a dirlo. Io gioco sempre con la massima tranquillità. A qualcuno i nervi rischiano di saltare, quella che comincia è un'altra storia che riserva il suo meglio per il finale. Per arrivarci si passa attraverso i sussulti che la Samp trova con irrisoria facilità, avendo però il limite di sprecare come la squadra più prolifica del torneo non dovrebbe permettersi. Ultimo minuto. Montella esce per ricevere un po' di applausi, mentre Veron fa ammattire Chamot che lo mette giù, convincendo Treossi ad assegnare un altro rigore. Atmosfera irreale a circondare Mancini, che contro il suo futuro si smarrisce, calciando male come non mai. Ma se qualcuno fa polemica su questo, allora devo dire che è veramente stupido chi lo fa, perché Mancini ha fatto un'ottima gara, poi ha sbagliato un rigore, non è ultimo. Non è il primo che ha sbagliato, assolutamente no. E si finisce qui. L'errore farà discutere, ma certo non cambierà il senso.